Siamo qui finalmente per Caravaggio a Napoli. Sì, allora la mostra racconta il soggiorno di Caravaggio a Napoli e le ricadute della sua pittura sul contesto artistico locale. Caravaggio arriva a Napoli nell'ottobre del 1606, rimane 6 mesi perché nel 1607 si imbarca per Malta, poi rientra nell'autunno del 1609 attendendo di ricevere la grazia di poter rientrare a Roma, cosa che avviene nel luglio del 1610. Lui si imbarca però muore tragicamente a Porto Ercole. Perché sono state scelte proprio queste 7 opere? Dunque, le opere di Caravaggio volevano illustrare, che abbiamo scelto, volevano illustrare il seguito immediato che Caravaggio ha ricevuto qui a Napoli. Già dal suo primo dipinto, che è la Pala del Piemonte della Misericordia, come si vede nella prima sala, Battistello Caracciolo, che è un artista qui napoletano, risulta immediatamente ricettivo, poiché coglie l'invenzione della straordinaria parte alta del dipinto con la Madonna e gli angeli e la ripropone ripetutamente nella sua pittura, come vediamo in questa mostra. Poi abbiamo scelto le due magnifiche flagellazioni, una qui conservata a Capodimonte ma proveniente dalla chiesa di San Domenico Maggiore di Napoli, l'altra purtroppo non sappiamo nulla della sua destinazione originaria, che probabilmente era una collezione privata perché il formato appunto ci consente di pensarlo, e che è un capolavoro che non arriva a Napoli dal 1985 e che qui esponiamo accanto appunto alla flagellazione di San Domenico, poiché quasi certamente sono stati eseguiti in contemporanea. Poi abbiamo scelto la Salomè perché con la testa del Battista, perché anche in questo caso Caravaggio realizza due Salomè qui a Napoli, almeno due note che noi conosciamo. Una è oggi conservata a Madrid a Palacio Real, mentre l'altra si trova alla National Gallery di Londra, e entrambe vengono in qualche modo rivisitate da Battistello, anche da Carlo Sellitto, che è un altro grande artista che immediatamente recepisce la pittura di Caravaggio e che qui è rappresentato in mostra con un dipinto che raffigura San Francesco e le Stigmate, che è molto vicino stilisticamente al Martirio di Sant'Orsola, oggi conservato a Palazzo Zevaios, che è un altro dei dipinti che abbiamo qui in mostra. Questo significa che il loro rapporto non era solo una fascinazione stilistica, ma anche un rapporto proprio di carattere economico, probabilmente lavorativo. La stessa cosa accade con Louis Finson, che è un altro grande artista di origine fiamminga, che si trova qui convocato in mostra con una bellissima pala, che è quella di San Sebastiano, che si trova in una chiesa francese, Rouget, e la realizzazione sua delle due Maddalene, che erano due dipinti che si trovavano probabilmente sulla barca quando Caravaggio salpa finalmente per Roma, ma che ritornano indietro per le tragiche vicende in cui è coinvolta la fine del pittore.